il Next Generation Europe per la prima volta pone una quantità di soldi estremamente rilevante in tale direzione e la strategia Renovation Wave è proprio dedicata alla rigenerazione urbana. Questa rigenerazione pone più del 37% delle risorse proprio a servizio della rigenerazione urbana. Ecco allora che dobbiamo porci più domande. Uno, quali sono le buone esperienze, le buone pratiche che ci possono guidare? Due, che cosa realmente chiederà l'Europa per darci questi soldi? E da questo punto di vista abbiamo due elementi. Il primo, delle progettualità che accettino di muoversi gestendo la complessità energetico-ambientale, coniugando elementi anche culturali del nostro ambiente costruito e non ultimo con grande attenzione alla salubrità. Due, altro tema centrale è la rendicontazione ambientale. Non esiste un progetto ad oggi a livello europeo la cui erogazione di fondi non preveda una strutturata rendicontazione. Bene, questa è l'analoga richiesta che l'Europa ci sta facendo. Fortunatamente abbiamo processi per quanto riguarda l'edilizia e l'ambiente costruito già in atto legati a quelli che vengono chiamati protocolli energetico-ambientali. Ecco, questi protocolli energetico-ambientali per l'edilizia, per l'ambiente costruito, per i quartieri e le città servono proprio per progettare, realizzare e gestire, perché è un altro tema importante, la sostenibilità, la resilienza e la salubrità negli edifici e nei luoghi in cui viviamo e sono perfettamente coerenti alla richiesta di rigenerazione urbana e di rendicontazione che ci viene dall'Europa. Su questo io credo sarà importante iniziare in maniera operativa ad utilizzare questi strumenti, cosa che stiamo provando a fare ad esempio anche nell'area della ricostruzione post-sisma 2016, dato che questo potrà essere forse il progetto pilota più interessante, essendo quello che viene chiamato il più grande cantiere di ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa.